Bentornati ragazzi, sono Jovi Spot, lo staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Aubameyang Sif. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoins FIFA, troverete il link, codice coupon malati15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Aubameyang, attaccante del Borussia in questa sua versione second in form. Nella base è un esterno destro, poi spostato ad attaccante nella sua versione in form e nuovamente riproposto come punta in questa sua versione SIF. E devo dire che preferisco di gran lunga questa sua posizione. Partiamo come sempre dal valore che in questo foot viene maggiormente considerato, la velocità. Con 96 +1 rispetto alla sua versione base, con 97 di accelerazione e 96 velocità a scatto. Quindi c'è da dire che la sua velocità è un'ottima cosa, così come i suoi inserimenti, perché grazie per l'appunto alla sua grande velocità riesce a superare i difensori avversari partendoli da dietro. Lo vedrete anche nelle clip. Però dovete avere occhio nel guardare quando fa questi suoi inserimenti, perché ogni tanto non li fa questi inserimenti. È un rapace d'aria, ovvero se perde palla oppure se c'è un difensore in aria che ha la palla, lui cercherà di prendergliela e di andare a segnare. Mi è capitato parecchie volte di rubar palla al difensore e di andare al tiro. Il tiro è sicuramente buono, 85 sulla carta con 89 piazzamento, con un work rate medio-basso, 90 finalizzazione, 83 potenza tiro, 79 tiri dalla distanza, 81 tiri al volo e 80 rigori. In game non ho riscontrato tutta questa finalizzazione, a volte mi sbagliava davanti al portiere e il long shot non mi è piaciuto affatto. In game quel valore infatti sembra più basso, per il resto mi ritrovo d'accordo con questi numeri. Come non possiamo abbinare la sua grande velocità al suo dribbling, ha un 83 generale con 86 agilità, 70 equilibrio, 80 riflessi, 81 controllo palla, 85 dribbling. A me è piaciuto particolarmente il suo dribbling in velocità, senza skill, perché le sue stelle skill sono una pecca, solo 3 stelle. In quanto mi bastava premere il grilletto, correre e muovere semplicemente la levetta e se li smarcava con grande facilità. Equilibrio e agilità sono un pro perché è davvero molto agile. Mi ha sorpreso infatti quel valore di equilibrio perché nei contrasti cadde poco o nulla. Forse aiutato dal suo fisico, un 72 con 80 resistenza e 76 forza. Devo dire che non è male, e ciò, questo fisico, gli permette di tenere a bada difensori con una forza media. Colpo di testa buono con 79 elevazione e 92 precisione testa. Rispetto alla sua versione IF ha avuto un più 10 su precisione testa, però c'è da dire che io non ho segnato di testa, ma comunque riusciva a prenderle. Quindi questo valore non sta né tra i pro né tra i contro. Con le sue 3 stelle piede debole sa tirare e passare in maniera discreta anche col mancino, visto che il suo piede preferito è il destro. Ha 78 di passaggi con 80 di visione, 82 cross, 79 precisione e punizione, 78 passaggi corti, 70 passaggi lunghi, 85 effetto. Diciamo che i suoi passaggi sono buoni, però non sono perfetti. Qualche assist me l'ha anche fatto. C'è da dire però che questo è un giocatore che deve ricevere palla e non smistare, quindi passaggi per me nella media. Io personalmente l'ho pagato 1.700.000 crediti circa per PlayStation ed ora che sto registrando questo video, 15 febbraio, sta su 1 milione circa per PlayStation. E se scende sui 500.000 crediti circa, vi consiglio anche di prenderlo. Ma anche sui 700.000 crediti. Io l'ho utilizzato in un 4-4-2, però potrebbe essere utile anche come seconda punta perché fa molti inserimenti. Gli ho messo lo stile intesa finalizzatore con più 3 tiro e più 3 fisico perché non serve aumentare la sua velocità. Oppure vi consiglio di utilizzare cecchino che aumenta più 3 di tiro e di dribbling. Riassumendo, pro sono velocità, equilibrio e agilità, dribbling in velocità, rapace e inserimenti. Contro 3 stelle skill, long shot, il voto che gli ho dato è un 8,5. In conclusione, questo è un giocatore davvero forte, adatto a questo tipo di foot.
basato molto sulla velocità. Il suo prezzo però è un po' troppo, perché secondo me dovrebbe scendere sui 700-800 mila crediti circa, e se arriva a quel prezzo vi consiglio anche di provarlo. E dunque ragazzi, la review termina qui. Vi raccomando, passate dalle nostre altre review, troverete qui un collegamento, una notazione. E dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi rimanda a nuovi video e a video passati. Ciao ragazzi!